vecchie glorie, perché sei vecchia? Allora, la nostra società è nata innanzitutto per fare del bene e in primis è nata solo come uomini. Poi l'anno scorso hanno deciso di creare anche una squadra al femminile. E ci voleva. E vecchie glorie perché siamo tutte delle vecchie. Siamo delle ragazze un po' cresciute che hanno militato in diversi campionati, quindi Serie A, B, C. Caspita, complimenti. E vecchie perché in teoria saremo over 40. Allora io sono da ricovero praticamente. E siamo in compagnia della nazionale italiana tatuate. Esatto. Giusto? Esatto. Voi siete le più attese dal nostro cameraman, non so perché. Perché siamo la novità. Allora, cosa vuol dire? Noi innanzitutto ci distinguiamo, penso. Per il tatuaggio? Non solo per il tatuaggio, per l'entusiasmo, penso. Siamo molto cariche. Non siamo proprio esperte in materia, però ce la stiamo mettendo tutta. Quindi noi ci proviamo, l'importante è divertirsi. Assolutamente, e stiamo partecipando più che altro per la giusta causa. Ma qualcuno di voi ha segnato o sbaglio? No, nessuno. Ci abbiamo provato. Io voglio capire perché tutti quelli che vengono qua, praticamente tutti, nessuno ancora ha vinto o segnato. Ma ci sarà qualcuno che avrà segnato? È colpa mia. Siamo con Fabrizio Maiello. Lui è stato nominato il Maradona delle carceri, sì. Perché evadeva dalle carceri, no scherziamo. No, anche l'ho fatto. L'hai fatto anche quello. Dopo tanti anni di carcere, tu, vabbè, giocavi a pallone e poi diciamo che hai visto la luce. Ho rivisto la luce dopo che, per dire, con il pallone ero finito all'inferno, perché la mia era una storia di un ragazzo che aveva un sogno, giocare a pallone, c'ero anche riuscito, ero arrivato al Monza e tutto. Dopo mi sono fatto male a questo ginocchio e tanti anni fa non potevi più diventare un calciatore, finiva la carriera. Ecco, io questa cosa l'ho presa male perché ho puntato solo sul pallone, ho creduto che dicevano che ero forte e quando mi è mancato il pallone purtroppo ho iniziato un'altra carriera, mi sono buttato nella criminalità, sono sprofondato sempre giù fino a quando è tornato un pallone nella mia vita e io dal manicomio criminale di Reggio Emilia, grazie alla dottoressa Galevro, la direttrice, ho iniziato a battere record ogni anno durante una corsa che viene chiamata Vivi Città, una manifestazione podistica che si faceva, ecco, in tutte le città e anche nelle carceri. Entrava la WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, e mi dissero: corri. E io gli dissi: ma cosa voi mi datemi un pallone? E io ogni anno batterò un record. Così mi sono cominciato a allenare in un cortile che era lungo 24 passi e per 5 anni di seguito ho battuto record palleggiando a marcia avanti. Nel 1998, nel 1999 a marcia indietro con i piedi, nel 2000 di testa a marcia indietro, nel 2001 5 km col pallone in equilibrio stabile. Moreno Buccianti, un volto noto dello sport italiano. Caro Moreno, tu sei anche l'organizzatore, colui che ha pensato questa manifestazione. Perché è un format ormai che facciamo da diversi anni, non solo in Lombardia ma anche in Toscana, quindi portiamo avanti questo progetto solidale. Devo dire che ovviamente questa sera è uno show, uno spettacolo, no? Perché stiamo parlando di una tematica molto ma molto importante, contro la violenza sulle donne. Insomma, abbiamo sentito prima degli avvocati, ci hanno spiegato una legislazione un po', come dire, non tanto restrittiva, e questo ci dispiace. Tanto ti ringraziamo di averci ospitato, ovviamente di portare avanti questo messaggio. È sempre, purtroppo, sempre più attuale, no? Assolutamente sì, questo è il nostro naturalmente obiettivo, quello di fare sensibilizzazione sul tema. E cosa dire, Moreno, una bellissima serata, tanta allegria, tanta solidarietà e noi ti ringraziamo di essere stati presenti perché ci siamo anche molto molto divertiti. Io voglio ringraziare voi, soprattutto TG Evans, che mi dà la possibilità. E quel disgraziato comunque, di Luca Galtieri che doveva essere qui. Doveva essere qui, ma c'è una sorpresa. E c'è una sorpresa. Lo perdonerò per questa volta. Ok. E salutando Luca e tutti i telespettatori di TG Evans in compagnia del mitico Moreno Buccianti, un saluto e al prossimo anno. Ciao!